Dovevamo fare questo film. L'abbiamo girato in 16 mm, poi è stato gonfiato a 35 per andare al Festival di Cannes, e dove noi non volevamo andare, mi dicevamo andiamo a Cannes a farci, c'eravamo già stati alla Kenden con l'Ovanfan e con San Michele Avogado, andiamo a farci stritolare dai grandi film, poi quella stagione lì c'erano dei film importantissimi. E invece Simone Misahi, che era un grande capo di sostanza, sapeva veramente valorizzare i film, soprattutto il cinema italiano, che ora purtroppo è scomparso, insistette, lo portò a far vedere e ci mandò a Cannes. Andò a Cannes e vinse la Palma d'Oro e ebbe un successo enorme. È un successo enorme. Guarda, siccome vedo un personaggio là che non voglio ricordare, che è Perpignani, che è il montatore famoso per tante cose, ma che ha montato tutti i nostri film, voglio velocemente raccontare un episodio per come si svolgono anche uno, dice, il Festival di Cannes. Allora, a Festival di Cannes si sapeva prima chi vinceva. La parola era prima, veniva annunciato, ci telefonano, noi andiamo, torniamo a Cannes e la sera alle 8:30 nel Palazzo del Cinema cominciano le premiazioni. Però alle 8 ci chiama la televisione francese e dice: guarda, in prima notizia, la seconda notizia siete voi, dovete farlo, era una specie di gazebo lì davanti. Era un gazebo lì davanti al Palazzo del Cinema. E noi dicevo, guarda, noi alle 8:30 dobbiamo entrare. Vabbè. Allora, è un aneddoto questo, ma comunque tanto vale. Allora, ci mettiamo lì. Accade che la notizia del Festival di Cannes viene rimandata perché era scoppiata da qualche guerra, non mi ricordo da quale parte del mondo, per cui c'era tutti i sentiti, un altro, e da fuori c'era il vetro, i nostri amici ci facevano segno, venite, sta cominciando, e alla fine proprio le 8:30 erano già passate, arriva il nostro momento, diciamo 2 o 3 battute e andiamo di corsa al Palazzo del Cinema. Arriviamo insieme a Simone Misahi al Palazzo del Cinema e quello del portiere diceva: dobbiamo entrare. Dice: ma chi sono? Hanno vinto la Palma d'Oro. Dice: questa qui è la palla più bella che potevo sentire, proprio la Palma d'Oro. E già questo Simone si incazzò violentemente e cominciò a prendere a pedate la porta, che aveva paura che si allora ci fece entrare. Intanto da Roma era partito Perpignani con Grazia Volpi e con le mogli mie di Vittorio e stava arrivando prima Citroen, stava arrivando per assistere e arrivarono un po' in ritardo. Intanto si fermarono un chilometro prima per vestirsi della salsa, allora si divertirono, arrivano lì all'entrata e dicono: noi dobbiamo entrare. No, dice, ma qui non entra più nessuno. Ma chi siete? Io sono il montatore del film e loro sono le mogli dei registi. E beh, basta, fuori! E questa poi proprio non la riferisco. E non entrarono, per cui le nostre mogli e Roberto Perpignani e Grazia Volpi restarono fuori in quel festival Rossellini fu offeso praticamente dal direttore del festival che quando sente che noi, che la Palma d'Oro era stata data a questi due anomali, i fattori anomali, registi eccetera, non salì sul palco, proprio arrabbiatissimo, e io lo incontrai e mi disse, siccome eravamo un po' alternativi all'epoca, il fiocchetto ve lo metterete stasera, vero? Lo dice Marossetti, dice: no, allora ci mettiamo tutti la cravatta. Infatti ci sono le fotografie, vedete che nessuno di noi ha il fiocchetto, ci abbiamo tutti la cravatta, compreso Marossetti.